Buonasera a tutti e grazie di essere qui, malgrado lo sciopero delle ferrovie e il tempo o natura inclemente, e soprattutto per sentir parlare di un'opera, di un pensatore considerati talmente difficili da richiedere, secondo Borges, uno sforzo speciale, quasi eroico, per capirlo. Il triste giudio, diceva lui, di Amsterdam. Mi sentite anche così? Se sto lontano? No, allora mi tocca tenere il tuo coso. Visto che poi c'è anche un cane che applaude per conto suo, fare un po' di equilibrismo. Di Spinoza e dell'etica si conosce l'affermazione che abbiamo sentito anche ora, quasi come uno slogan, Deus sive natura, cioè che l'uomo, forse questo, va bene? Si sente bene? Si conosce di Spinoza questa frase, quasi uno slogan, dicevo, Deus sive natura, che indica qualcosa di scandaloso, cioè che non esiste un Dio personale, come nelle religioni storiche, l'ebraismo, il cristianesimo o l'islam, ma che la natura coincide con Dio e che noi siamo parte della natura, che è la sola libera. Noi siamo sostanzialmente determinati, causati da una serie di eventi di cui ci sfugge alla fine il senso. Ma è anche scandalosa quest'opera perché nega la provvidenza. Non c'è nessun disegno divino che favorisca la natura umana o gli uomini. L'intera natura, quella che noi chiamiamo esterna, ma quella anche che noi chiamiamo interna, il nostro corpo, le nostre passioni, che sono natura, la nostra mente, non sono guidate da un ordine provvidenziale. Il mondo non è fatto per noi. L'uomo non è padrone della natura, non è, come lo definiva un quasi contemporaneo, ossia Francesco Bacone, non è il viceré dell'Altissimo. E il mondo non è costruito per fare favori a noi. Quindi le piante crescono, il nostro corpo si sviluppa, ma questo non ha niente a che fare con il volere della provvidenza. Ci sono dei meccanismi, delle strutture che non fatte per noi, noi tuttavia possiamo utilizzare. Spinoza, come molti di voi sapranno, che era di religione ebraica, almeno alla nascita e per un certo periodo, fu scomunicato dalla comunità di Amsterdam e maledetto perché si sospettava appunto che negasse non soltanto l'esistenza di Dio, ma il valore di rivelazione della Bibbia. Gli fu anche comunicata, con questo gioco di parole, una scomunica che aveva degli aspetti per noi grotteschi, che non ci si potesse avvicinare a più di 3 cubiti, cioè la distanza tra il gomito e la punta delle dita, a lui che fosse maledetto quando va a letto, quando dorme e quando si alza. E questa maledizione non era soltanto un fatto teologico. Ci fu un tentativo di assassinio di Spinoza che si salvò non per il rotto della cuffia, ma per il rotto del mantello. Una pugnalata gli perforò il mantello, ma non arrivò a colpirlo direttamente nella carne. Questa scomunica si capisce sia da parte ebraica che da parte cristiana, perché Spinoza è stato anche il primo nel trattato teologico-politico a dimostrare il carattere storico della Bibbia. E cioè non c'è nessuna rivelazione divina, sono i modi attraverso i quali
gli ebrei, soprattutto nel periodo delle persecuzioni, babilonese, prima ancora egizia, spinti dal dolore, spinti dalla speranza, hanno immaginato un Dio che avesse con loro un patto di salvezza e li portasse come popolo scelto, preferito da Dio, al vincere i propri nemici e a sopravvivere. Naturalmente per lui i profeti erano non dei pazzi, ma erano delle persone che, esacerbate dagli eventi storici, avevano profetizzato l'ira di Dio, la vendetta di un Dio che non veniva obbedito, oppure la speranza che il popolo di Israele sopravvivesse a tutte le calamità. Voi probabilmente sapete anche che Spinoza, appena morto, quando venne pubblicata postuma l'Etica, non potendo essere bruciato dal boia, si bruciò l'opera stessa, di cui sopravvissero alcuni esemplari. Proprio in questi giorni vi do una notizia freschissima, perché voi la filosofia è fatta anche, come succede nella grande letteratura, di scoperte filologiche. Proprio in questi giorni è stato pubblicato a Leida, in Olanda, dall'editore Brill, l'unica copia che è stata trovata manoscritta dell'Etica di Spinoza, che non è di mano di Spinoza, ma di un suo allievo, Pieter van Gent. Questa copia è importante perché risolve una quantità di dubbi critici sull'ultima parte, una delle più importanti, dell'Etica di Spinoza. La storia di questo ritrovamento è interessante. Stensen, in italiano Stenone, era un amico, non personale, ma della filosofia spinoziana, un fautore di questo modello di eguaglianza di Dio e natura, che a un certo punto si converte e diventa cristiano, più esattamente gesuita, e fonda quell'istituto Stensen che chi ha voglia può trovare ancora attivo a Firenze. Ebbene, Stensen, nel momento della conversione, fa una denuncia vera e propria, non di Spinoza che è morto, ma del carattere pestilenziale dell'Etica, e consegna al Sant'Ufficio, cioè al Tribunale dell'Inquisizione, il manoscritto dell'Etica di Spinoza, che paradossalmente si salva, e nello stesso tempo fa sì che quest'opera venisse messa all'indice, da cui non è stata sostanzialmente, formalmente, ancora tolta. Cioè, noi possiamo, senza essere scomunicati, leggere l'Etica di Spinoza, però la condanna dell'Etica non c'è. E il gesuita Stensen, o Stenone, ha questa colpa e questo merito di averci tramandato il manoscritto. Ora, perché Spinoza è così temuto? Non solo perché dichiara che Dio in quanto persona o Trinità non esiste, non solo perché annulla l'idea di una natura a noi provvidenziale e di un Dio che agisce nella storia in favore degli uomini, ma anche perché distrugge la radice stessa delle religioni. Lucrezianamente la religione si basa sulla paura e sulla speranza. La religione non si distingue sostanzialmente dalle superstizioni, se non che la superstizione, come dirà uno spinoziano come Freud, la superstizione non è altro che una religione privata e la religione è una superstizione pubblica.
Naturalmente Gesù fa eccezione in Spinoza. Spinoza distingue Gesù dalla Chiesa e crede sostanzialmente che il cristianesimo abbia svolto una forma di educazione indiretta nei confronti delle moltitudini. Quindi c'è qualche sfumatura, ma sostanzialmente si distrugge in questo modo posizione secondo cui esiste una vita dopo la morte, esistono punizioni e premi, inferno e paradiso, e si afferma che la eternità è qui e ora. Ve lo dico in latino perché è molto bello, almeno secondo me. Sentimus experimurque nos eternos esse. Sentiamo e facciamo esperienza del fatto che siamo eterni. Non lo possiamo dimostrare, lo sentiamo e facciamo esperimento. Ma cosa significa l'eternità? Non che noi viviamo per sempre, non che la nostra vita si salva rispetto alle miserie, ai dolori o alla morte stessa. Ma Spinoza, che conosceva bene la tradizione, sa che eternità, aion in greco, eternitas in latino, da Plotino a Boezio, non implica una durata infinita, il fatto che noi non moriremo mai, ma implica, come diceva Plotino, zoe, cioè vita, e come diceva in maniera molto più chiara e più elaborata Boezio, plenitudo vite, è pienezza di vita, cioè è quella pienezza di vita che possiamo sperimentare continuamente nei momenti solenni e gravi dell'esistenza. E il tempo, per contrasto, è un'emorragia di vita, cioè una perdita, il sangue della vita che se ne va. Quindi tra eternità e tempo non c'è l'opposizione di una durata infinita e di una durata breve, c'è l'opposizione tra un'intensità del vivere e una perdita di energia vitale. E questo è tipico della filosofia spinoziana, perché in Spinoza l'uomo non è solo un animale razionale, ma è un animale desiderante. L'essenza dell'uomo non è ratio per Spinoza, ma è cupiditas, cioè desiderio. Un desiderio che si misura attraverso un termine tratto da Galilei, che è il conatus, la quantità di forza o di energia che può diminuire o aumentare. Ora, le passioni tristi, quelle che ci opprimono, l'odio, l'ira, l'invidia, la gelosia, tutte quelle passioni che diremo oggi hanno il carattere di deprimerci, sono depressive, abbassano il nostro potere di esistere, quindi ci precludono questo senso di pienezza della vita o di eternità. E invece la gioia, questa è l'essenza della filosofia spinoziana, quella che aumenta il nostro potere di esistere. Ora, nell'etica, Spinoza ha tre grandi blocchi, cioè immaginazione, ragione, amore intellettuale di Dio, amor de intellectualis. Tutti questi tre livelli implicano che ci sia, come succede sempre in Spinoza, è stato appena detto, che contro Cartesio non ha il dualismo per cui il pensiero, il cogito meglio, immateriale si oppone alla res extensa, cioè alla materia spazializzata. Per Spinoza, come se mi permettete la battuta, in un impermeabile double face, a parte impermeabile, l'altra è cappotto, ogni elemento psichico, potremmo tradurre così per semplificare, ha come corrispondente un elemento organico. Cioè corpo e anima, in senso tradizionale, sono le due facce della stessa medaglia. Per questo, per Spinoza, non c'è immortalità personale. Succede
come se andate qua vicino a Mantova e vedete la tomba di Giulio Cesare Vanini, un libertino italiano, che beffa la Chiesa stessa facendo scrivere sulla sua tomba «Hic iacet Cremoninus totus», cioè qua c'è Cremonini tutto intero, anima e corpo, quindi le cose vanno... Ecco, Spinoza non crede all'immortalità personale, ma crede al fatto che noi siamo eterni dentro Dio, noi siamo Dio, parte di Dio, e l'uomo, anche se non è un impero in un impero, cioè non è una sostanza separata rispetto agli altri, è fatto di una parte sostanzialmente che sopravvive in qualche modo, che è il cogito, il pensiero, perché col pensiero noi conosciamo le cose che stanno eternamente, per esempio le entità geometriche, le idee, e una parte del corpo che persiste ma in mutazione. Cioè il nostro corpo quando si corrompe diventa poi sempre parte della natura, una specie di circolarità. Ora, per Spinoza le passioni sono ineliminabili, sono una presenza della natura che è il segno dell'influenza di tutto ciò che ci circonda, dai raggi solari che vengono da lontano, alle trasformazioni interne, a quelle che noi chiameremmo cellule. Spinoza non poteva chiamarle così, il termine piccola cella è del 1839, è stato inventato da due botanici tedeschi, Schleier e Schwann, ma Spinoza parla di molteplicità degli elementi del corpo. Noi siamo fatti di tante parti e queste tante parti influiscono direttamente sul nostro fisico ma anche sulla nostra mente. Quindi c'è in Spinoza questa idea di una indissolubilità dell'elemento corporeo e dell'elemento mentale o spirituale. Dunque le passioni non si possono eliminare perché sono la presenza della natura al di fuori di noi, per semplificare, e dentro di noi che non è comprimibile. Voi ricorderete forse, almeno alcuni, che Spinoza dopo la scomunica si ritirò a Rendsburg in una casetta di campagna che ancora chi vuole può visitare, in mezzo alle dune, non lontano dal mare del nord, per esercitare il mestiere di pulitore di lenti, lenti per occhiali e lenti per microscopi. E questo mestiere, che gli fece venire la tisi, a forza di respirare, più che la tisi, insomma, quelle malattie che hanno i minatori, a forza di respirare la polvere di vetro. E cosa gli insegnò la pulitura delle lenti? Oltre al fatto di fargli vedere l'infinitamente piccolo e di fargli presagire, anche se lui non faceva lenti per telescopi, l'infinitamente grande, il fatto che l'uomo non è altro che una piccola catena nell'insieme della natura enorme e libera, gli fece capire che qualsiasi lente non poteva eliminare le aberrazioni cromatiche. Cioè, se voi guardate i vostri occhiali, vedrete in certe situazioni che al margine, in genere, c'è una specie di arcobaleno cromatico. Quindi come non si può eliminare nella lente più perfetta l'aberrazione cromatica, allo stesso modo non si possono eliminare le passioni. Allora voi direte, se l'uomo è sottoposto a passioni ineliminabili, se è servo delle proprie passioni, perché diavolo ha scritto l'etica? Oppure, ma ne parlerò più tardi, se tutto ciò che esiste è necessario, allora se uno è delinquente è inutile educarlo, ma non è così. Allora, in Spinoza le passioni sono incoercibili. La natura non può essere dominata, perché l'uomo non è più microcosmo, come si pensava nel Rinascimento, cioè un piccolo riassunto dell'universo, che contiene in sé tutto l'universo. E il cuore, diversamente da quello che pensava Harvey, 1605, quello che ha scoperto la circolazione sanguigna, perché poi si pensava prima che il sangue non circolasse
tornando sempre sul cuore, ma possa è come un fiume Nilo che depositando il limo, come sapete, rende fertile la zona attuale. Così il sangue invece di irrorare le parti del corpo e di ritornare sempre in circolo, si pensava appunto che scorresse come i fiumi e lasciasse il suo benefico limo. Ecco, per Harvey il cuore umano era il sole dell'universo. E del resto un vostro vicino, Pico della Mirandola, ha parlato dell'uomo come camaleonte, e cioè che capace di prendere tutte le forme della natura. E il pensiero è possibile perché dentro di noi, come esistono nel camaleonte, almeno presuntamente, tutti i colori, così esiste tutta la gamma delle idee che ci permette poi nella realtà di riconoscerle. Allora, se le passioni non si possono cancellare, per Spinoza è sbagliato mettere la ragione come una forza puramente distruttiva delle passioni, perché qualsiasi combattimento, diciamo, frontale tra ragione e passione è destinato alla sconfitta della ragione. La ragione non può essere una facoltà che semplicemente dice vade retro alle passioni, perché le passioni retro non andranno. E per questo in Spinoza l'uomo non è un animale razionale, perché essere un animale razionale sarebbe considerarlo come un essere che spreca le sue energie in qualcosa di impossibile. Da qui il terzo elemento dell'etica di Spinoza, che è l'amor dei intellettualis. Allora, intanto è ovvio ormai, ma per abitudine non siamo abituati a pensarlo, che amore di Dio vuol dire amore della natura, e amore della natura vuol dire amore anche di noi, no? E chi siamo noi? No? Siamo parte della natura. E quindi l'amore di Dio vuol dire la capacità di pensarci dentro dei processi di cui noi facciamo parte, ma che noi non siamo in grado di controllare completamente. E allora amore di Dio intellettuale implica che l'elemento passionale, amor, sublimato, diremo noi, si accompagni all'elemento razionale, che non è più la ratio, che ricordate in latino la ratio inizialmente vuol dire calcolo, sono le pietrine inizialmente, ma è intellectus, intelligere, cioè c'è l'intus, andare dentro, penetrare e nello stesso tempo raccogliere quello che siamo stati capaci di penetrare. Allora, perché l'amore intellettuale diventa una facoltà capace di legare insieme l'elemento affettivo e l'elemento intellettuale? C'è un famoso psicologo, insomma, studioso di cervello, che è Antonio Damasio, che qualcuno avrà sentito nominare, il quale non fa altro che dare ragione a Spinoza mettendoci di più qualche ricerca sul cervello, un aspetto su cui tornerò per un altro lato. Allora, il fatto è che per Spinoza le passioni non si possono eliminare, ma si possono elaborare. Elaborare le passioni vuol dire abbandonare le passioni tristi e fare della gioia quella passione che aumenta il mio tenore vitale. Spinoza la chiama la vis existendi, quella forza vitale che mi solleva dalla banalità di sentirmi immerso in rapporti ristretti e mi porta a considerare la natura, cioè il tutto, come qualcosa in cui io sono immerso. Quindi le passioni non si vincono, ma si sceglie le passioni che danno più potere di vivere, più gioia, ed è la gioia appunto che si connette al capire. E veniva accennato prima la differenza tra la ragione e l'amore intellettuale
è che la ragione ragiona su categorie universali e mette in contrasto ciò che è generale, universale, con il carattere invece specifico delle passioni. Cioè, una legge morale dice, non so, non uccidere, è una proposizione universale, e lo mette in contrasto con gli impulsi aggressivi. Invece, l'amore intellettuale è caratterizzato dalla conoscenza, ve lo dico in latino, delle res singulares, delle cose specifiche, singolari, perché si può amare soltanto ciò che è specifico. Un amore generale è annacquato. A proposito, e quindi per Spinoza la vera conoscenza è quella delle cose particolari. Credo di aver scoperto perché Spinoza dice così. Perché Spinoza, lettore di Machiavelli, vir acutissimus, ha trovato un passo dei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, in cui Machiavelli racconta quello che succede a Firenze dal 1494, quando l'ultimo dei Medici viene buttato fuori dal trono della sua famiglia, e comincia un periodo tormentato che avrà come sbocco dapprima Savonarola, che verrà bruciato, come sapete, e potete vedere a Firenze, c'è anche la scritta in Piazza della Signoria, nel 1498, e poi dalla formazione della Repubblica Fiorentina, al ritorno dei Medici, eccetera. Allora Machiavelli dice questo: nel periodo successivo alla caduta dei Medici, gli ottimati, cioè insomma quelli più ricchi, più nobili, presero sul momento il potere sulla città. E allora i popolari, cioè quelli delle corporazioni più basse, meno nobili, si lamentavano nelle piazze dicendo che tutto il disordine che c'era era colpa dei ricchi, dei potenti. Quando però qualcuno di loro, con il cambio di governo, andava a dirigere lo Stato fiorentino, conoscendo le cose singolari, particolari, dice Machiavelli, cambiava opinione. Perché una cosa è discutere sulle panche di cose che non si conoscono, però una volta che le cose si conoscono si cambia. Per cui i suoi amici di prima, vedendo che aveva cambiato opinione, davano la colpa alla sua corruttibilità, è stato corrotto dai nobili, quindi pensa diversamente. No, dice Machiavelli, ha conosciuto, e lo dice anche in altri casi, al rovescio, quando sono gli ottimati che se la prendono con i popolari, ha riconosciuto che non si possono fare discorsi di carattere generale e che l'unica conoscenza vera è quella che Machiavelli chiama la verità effettuale della cosa in contrasto con l'immaginazione di essa. Cioè quello, anche in questo aspetto Spinoza è importante dal punto di vista machiavellico. Gli uomini si immaginano le cose perché sono vittime delle loro passioni, a loro volta le passioni sono prodotte dall'esterno e dall'interno, mentre invece si tratta, appunto, come in un'altra famosa frase, nec ridere nec lugere sed intelligere. Non si tratta di irridere quello che succede, né di piangerci sopra, ma di intelligere, cioè di capire, non di ragionare. Quindi l'intelligenza non è altro che il modo appassionato di conoscere le cose particolari, cioè lo specifico, perché queste cose particolari ci permettono di entrare direttamente nella trama delle cose. C'è un altro aspetto di scandalo in termini di spinoziani, e cioè che tutta la nostra esistenza, tutto il mondo è retto dalla necessità. Per cui si è parlato a lungo del fatalismo di Spinoza. Vi ricordate che Cicerone
nel De Fatto, sul destino, descrive l'atteggiamento del fatalista. Cioè, se io ho una malattia, dice, il fatalista dice che vada dal medico o non vada dal medico, quello che deve succedere, succede. Quindi il fatalismo, questa è una frase importante che ha corso per tutta la storia della filosofia, è caratterizzato dalla ragione pigra, la ragione che non ha voglia di cambiare, lascia che le cose vadano alla deriva. Per Spinoza non è così. Per Spinoza il fatto che esista la necessità non implica affatto che l'uomo non possa avere margini di libertà, perché la libertà non è altro che la coscienza della necessità. In questo è d'accordo con Hobbes, il quale Hobbes, non vi sto a leggere la citazione, magari poi ve la leggo dopo, dice che gli uomini sono come un corso d'acqua in discesa. L'acqua scende per necessità. Se uno fosse parte di queste molecole di acqua, diremmo noi, penserebbe che scende di sua volontà. E invece non è vero. Perché l'esempio di Spinoza è analogo. Se una pietra viene lanciata e poi l'impeto iniziale di chi l'ha lanciata si perde, la pietra, umanizzandola, potrebbe pensare di muoversi nello spazio per sua volontà. Quindi i nostri atteggiamenti, le nostre scelte sono tutte condizionate, sono necessarie, perché noi sul momento crediamo di agire liberamente, ma non sappiamo, ci dimentichiamo delle cause che ci hanno portato ad agire così, dell'infinita serie di cause che ci portano a queste conclusioni. Anche qua, ritorno all'accenno che ho fatto sul cervello, c'è stato a Berlino un ricercatore che si chiama Heinz, nell'Istituto Bernstein di ricerche di Berlino, che con una macchina che studia la presenza maggiore o minore di elettricità in certe zone del cervello, ha fatto sì che si sia scoperto che nella zona delegata a prendere delle decisioni, prima che le decisioni vengano prese, addirittura 10 secondi prima che le decisioni vengano prese, sostanzialmente, inconsciamente, senza saperlo, questa decisione è già stata presa. Questo significa che è stato argomentato che in realtà, appunto, Spinoza ha ragione, nel senso che tutte le nostre decisioni che appaiono libere sono libere semplicemente perché non conosciamo la catena infinita delle cause che ci ha portato ad esse. Però ora una citazione almeno dell'Etica e anche degli altri testi spinoziani ve la faccio, perché è bella. Dice Spinoza, prima vi leggo questa lettera a Schuller, in cui Spinoza dice che una pietra, appunto, per il solo fatto di essere consapevole del suo sforzo, sarà persuasa della propria assoluta libertà e crederà di continuare a muoversi unicamente perché lo vuole. Questa presunzione della pietra è quella della maggior parte degli uomini. Cioè, gli uomini credono di essere liberi perché ignorano le cause che li spingono a comportarsi in un certo modo. Per questo dice anche nell'Etica e poi sempre nella stessa lettera, il bambino crede di desiderare liberamente il latte, il fanciullo rissoso la vendetta e il timido la fuga, l'ubriaco crede di dire di sua libera spontaneità quelle cose che poi da sobrio preferirebbe aver taciuto, così il delirante, il chiacchierone e molti altri di simil risma credono di agire di propria libera iniziativa, anziché
di essere trasportati da un impulso. E poiché questo pregiudizio è innato in ogni uomo, è difficile liberarsene. Infatti, benché l'esperienza insegni a sazietà che gli uomini nulla riescono meno che nella moderazione dei propri istinti, e che spesso, quando si trovano alle prese con due affetti contrari, vedono il meglio ma si attengono al peggio, credono tuttavia di essere liberi. E ciò perché l'appetito di certe cose è meno forte e può venire smorzato dal ricordo di qualche altra che abbiamo più frequentemente in mente. Quindi, per Spinoza, gli uomini credono di essere liberi, ma non lo sono. E allora, di nuovo, come si è detto, se le passioni sono incoercibili, perché ha scritto un'etica? Si può aggiungere, se le nostre azioni e scelte sono rette dalla necessità, che senso ha scrivere un'etica? Beh, Spinoza lo spiega, ve lo spiego meglio se mi tolgo la giacca. Spinoza lo spiega così, io vi faccio un esempio adatto a noi, ma il senso è quello degli esempi spinoziani. La forza di gravità è necessaria, nessuno la può evitare, tranne quelli che nello spazio, come si vede in certi film che rappresentano gli astronauti che galleggiano, la forza di gravità nella nostra Terra, nel nostro pianeta, è inaggirabile. Però una cosa è il bambino piccolo che gattona, come dice, cammina a quattro zampe. Una cosa è, era Nureyev, il ballerino che piroettava a un metro e mezzo di altezza, un calciatore o un acrobata. Quindi tra la servitù, diciamo, del bambino che segue la forza di gravità nella maniera più passiva e il ballerino, l'acrobata o il calciatore, c'è tutto uno spazio, una gradazione di libertà. Quindi l'etica esiste non per negare l'esistenza della necessità, non per spiegare l'infinità delle catene causali che portano al nostro comportamento che solo apparentemente è libero, ma perché modificando le nostre passioni attraverso l'amore di Dio intellettuale, cioè comprendendo il mondo in cui siamo inseriti, la libertà diventa coscienza della necessità e più si sa ciò che ci condiziona, più siamo liberi. Più si è capaci di modificare, elaborare le passioni, abbandonando quelle depressive, quindi accrescendo il nostro conatus, la nostra volontà di vita, la nostra forza vitale, più si è in grado di raggiungere attraverso la gioia, la nostra libertà. Libertà che è appunto libertà non assoluta, perché di assoluto, cioè senza legami, nel mondo c'è l'intera natura, cioè Dio stesso come entità necessaria, ma di raggiungere le vette della acquiescenza. I termini latini non sono cacciari, ma li devo spiegare perché perché hanno un senso. Spinoza non dice che gli uomini giungono necessariamente alla beatitudine. Questa gioia, anche per il saggio, il sapiente, il filosofo, non è qualcosa che dura per sempre. E se si potesse fare un grafico, noi abbiamo delle oscillazioni, dei vertici di gioia e degli abissi depressivi. Quindi il problema è raggiungere l'equanimità, cioè raggiungere quel livello, come nella filosofia stoica, in cui la serenità, la tranquillità dell'anima diventano più che un fatto di durata o un fatto di abitudine.
cioè è più facile rendersi conto di come è il nostro mondo, perché l'abbiamo elaborato in rapporto non soltanto al nostro essere di individui, ma in generale alla realtà. Ora, in Spinoza, questo tipo di libertà implica che noi ci rendiamo conto che, non potendo raggiungere una beatitudine, una felicità permanente, abbiamo bisogno dell'acquiescenza che Hegel, che qua è un cacciare al quadrato, chiama Befriedigung, da Friede, cioè mettersi in pace con noi stessi. Quindi per Spinoza non ci sono queste pretese di che l'uomo sia sempre felice, qualche volta può raggiungere, può sentire questo senso di eternità, ma normalmente l'importanza è che ci si metta il cuore in pace, nel senso di accettare quello che la natura ci comporta, quindi di accettare la morte ma senza esaltarla. Un'altra espressione latina di Spinoza che è molto bella, filosofia non mortis sed vitae meditatio est. La filosofia è meditazione non della morte ma della vita. Perché Spinoza fa paura sostanzialmente a partire dal mondo barocco tutto intriso di simbologie, di pratiche funerarie, nella Controriforma, anche a livello luterano, in cui si insiste sul fatto che ricordati che devi morire, uno invece di fargli il gesto tiè, come si va a Napoli. Spinoza reagisce, appunto, non era solo una battuta questa, facendosi raffigurare come Masaniello. Questo è curioso. In veste da pescatore con una rete come quella che noi usiamo per le farfalle, ma che serviva a prendere anche i pesci. E perché sceglie Masaniello? E qua entriamo nel campo politico. L'etica non è propriamente politica, ma rimanda al trattato politico. Masaniello, come ricorderete, è qualcuno che si è rivoltato contro il potere spagnolo, per un certo periodo ha fatto il capopopolo, era un pescatore ignorante e poi è stato schiacciato. Ecco, per Spinoza, perché la ragione non può dominare le passioni? Perché come nei film western, quando una pistola incontra un fucile, il fucile vince sempre? Perché la ragione sostanzialmente non ha l'energia di comprimere le passioni, fa delle prediche inutili, perché gli uomini che stanno sotto il giogo della paura o della speranza, che per Spinoza sono la stessa cosa, paura e speranza, per Spinoza non è che la paura è cattiva e la speranza è buona, sono oscillazioni dell'animo che sono legate all'incertezza. Chi vive una vita incerta non può essere razionale, inutile, giocherà all'otto a Napoli, cercherà di fare delle rivoluzioni che saranno subito schiacciate. Allora per Spinoza la ragione può avere un peso quando gli uomini vivono in sicurezza, e la sicurezza è quella che permette il salto successivo all'amore intellettuale. Gli uomini che vivono in insicurezza sono preda delle passioni, ma non è colpa loro, perché è l'insicurezza, è la povertà e l'ignoranza che è la causa più diretta di quelle insomma, che si vedono di più delle loro passioni incoercibili. Quindi anche per superare le passioni la filosofia non basta, ci vuole la politica e ci vuole una buona politica. E allora per Spinoza nel trattato politico, ma accenni ci sono anche qui, su questo magari concluderei per lasciarvi spazio per la discussione, Spinoza considera due fenomeni politici complementari, anche se apparentemente opposti, di governare. Uno è di governare attraverso la paura, di governare attraverso la violenza. Spinoza era uno che condivideva certe posizioni.
e cioè quelle che tradizionalmente risalgono a Etienne de la Boétie sulla servitù volontaria. I poteri dispotici esistono perché i cittadini concedono a uno che in realtà non vale niente di per sé, a un sovrano, tutti i loro poteri e i loro diritti. Quindi se si ritirasse il consenso, l'assenso ai regimi dispotici, cadrebbero immediatamente. Quindi per Spinoza la democrazia che cos'è? È la coalizione di tutte le potenze di esistere che ciascuno di noi ha, che messe insieme permettono di sconfiggere quelle forme di governo e di politica che sono più egoistiche o più di parte, cioè monarchie e aristocrazie, e di manifestare il potere della moltitudine. Quindi la paura con cui si governa è qualcosa che può essere rovesciata se i sudditi si coalizzano diventando cittadini e usando le loro forze per cambiare. E Spinoza nel Trattato Politico comincia dicendo che ha trattato le passioni umane come fenomeni meteorologici. Quindi ci può essere il caldo, l'umido, il secco, ci sono le tempeste, c'è il cielo sereno. E Spinoza dice che non bisogna desiderare sempre il cielo sereno, il tepore dell'aria, perché fulmini, temporali, bombe d'acqua sono necessarie alla natura, così come le passioni sono necessarie, per questo non si possono sradicare. E la passione, diciamo, più distruttiva dal punto di vista politico è quella che si lascia passare, cioè quella che si subisce non attraverso la repressione della ragione, ma quella che non si elabora, che non si è capaci di elaborare. E la passione più perniciosa è quella che dipende dal fatto che noi ci crediamo sostanzialmente accontentandoci, ma è una cattiva acquiescenza della vita, di quello che, per così dire, passa il convento. Per cui noi sembriamo quei paperi di cui parla Montaigne nei Saggi. E dice Montaigne, un testo che sarebbe stato copiato da Spinoza, di fatto, perché un papero non potrebbe dire così? Tutte le parti dell'universo mi riguardano, la terra mi serve a camminare, il sole a darmi luce, le stelle a ispirarmi i loro influssi. Ho il tale vantaggio dai venti, il tal altro dalle acque. Non c'è cosa che questa volta celeste guardi con altrettanto favore quanto me. Sono il beniamino della natura. Non è forse l'uomo che mi nutre, mi alloggia, mi serve? È per me che gli fa seminare e macinare. Se mi mangia, così fa l'uomo anche con il suo compagno, e così faccio coi vermi che uccidono e mangiano lui. Cioè è l'adeguarsi, il credere tutto sommato che non valga la pena lottare per cambiare, che non si possa essere tutti dei piccoli masanielli che ci provano perlomeno, che fa sì che dominano i prepotenti e dominano i tiranni. In maniera complementare, consolerebbe il povero Spinoza vedere che non vi sentite paperi. Ecco, quello che è il modo complementare rifiutato a Spinoza sono le utopie, cioè immaginare repubbliche che non esistono, anche c'è di nuovo Machiavelli qua, immaginare degli stati perfetti e quindi far sì che si passi dalla paura alla speranza, ma senza dare fondamento né all'una né all'altra. Allora l'insegnamento dell'etica di Spinoza, e per questo ha scritto un'etica,
è che la necessità non significa remissività, non significa rinuncia, e questo è il messaggio più pericoloso che turbava sia la teologia che la politica. Bisogna che gli uomini scoprano, non attraverso le privazioni, il cilicio, fustigandosi come formiconi, scusatemi, ma l'idea che qualcuno porti ancora il cilicio mi sembra una cosa, vabbè, mi scuserà, non era de persona, ma quindi per Spinoza non è attraverso il patimento, attraverso le rinunce che gli uomini possono cambiare. La politica non sarà mai l'arte della felicità e della gioia, ma come l'articolo 3, almeno aggiungo, della nostra Costituzione, che dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza e la realizzazione della persona. È attraverso l'eliminazione di questi ostacoli che per Spinoza la politica agisce, e agisce in maniera etica. Anche in questo caso c'è un insegnamento attuale, che l'etica e la politica sono due cose diverse. La politica ha le sue leggi, anche qua Machiavelli ce lo insegna, ma guai a staccare l'etica completamente dalla politica, perché altrimenti la politica diventa qualcosa di degenerato che fa degenerare l'anima e il corpo degli uomini, facendo in modo che si accontentino di quello che esiste senza mirare a quello che è nel loro interesse, cioè una maggiore libertà e una maggiore gioia. E quindi il punto importante, e chiudo, è che per Spinoza la politica, in quanto o promessa che non può mantenere, o paura che fa sì che gli uomini obbediscano, non è qualcosa di inevitabile, non è qualcosa contro cui non si può combattere. Si deve combattere nel proprio interesse. Spinoza è per l'utilità degli uomini, non è che ci sono degli ideali. Gli ideali e gli interessi non sono in questo caso staccati, perché è nel nostro interesse realizzare l'ideale della libertà e dell'eguaglianza. E questo è tanto.